Ragazzacci, siamo sempre qui, seduti sul nostro tavolo. Ah. Il piatto è cambiato. Non ho cambiato il piatto, quello che bisogna sapere. Esatto. Oggi mangiamo farfalle, panna e salmone. Io sto a dieta. Tu te li sei fatti i piatti, io soltanto. Ma no, guarda! Tu le hai fatti i piatti, io mi sono aggiunto soltanto il salmone da sopra. Per cominciare. Oggi faremo le domande. Perciò io già ne ho scritte qualcuna. Ah sì? No, bugia. Preparato le domande? No. Guardate quanta verdura ci mangeremo stasera. Questa devi guardare. E quella? E questa è struttulendo. Ah, non è buona questa. No, è vero che è vero. Ci mangeremo due buste di verdura. No. Di cui l'80% verrà buttato. E questo è quello che si mangerà. Questo, sì? Questo che sta qua dentro si mangerà. Ci faremo purè e verdure. E quindi, vabbè, io e tu le hai scritte le domande? No, però le sto pensando. Perché le stai cercando? Sto pensando. Io in questo momento sono impegnata materialmente, però sto pensando che domande mi potrei fare. Va. E tu le stai pensando? Sì, alcune sì. Io. Te le dico? Guarda, quanto è stupido, se te le dico. Ma tanto non mi devi dire la risposta. No, una bugia, una ne ho pensato. Ah, ecco. Altre nove sono difficili. Eh? Altre nove sono difficili. Ah no, già la seconda mi è venuta in mente. Le vado a scrivere. Ciao ragazzi, le vado a scrivere. Ragazzi. Sesta, un'altra tre me ne mando. Io ho fatto le domande e le risposte. Ora sono. La sesta domanda, deve fare un'altra tre. Altre quattro. Tre, dieci. Stai alla sesta domanda. L'hai fatta, sette, otto e nove. Ah, dieci, quattro. Andate via! Ok. Quando faccio le lunghe pause, mi dite a farle fare le lunghe pause. No, vai via. Guardate. Ho capito, parte. Guarda, 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 guarda. Aspettiamo. Ciao. Allora ragazzacci, Lucia è andata nella stanza a scrivere le domande al computer. Io, sapete cosa faccio nel frattempo? Ah, qui c'è anche il suo telefono. Stupidine. Cosa faccio nel frattempo? Mi mangio un bel pezzo di torta. Un bel pezzo di torta. Se riesco ad aprirla. Shit. Gnami gnami, una roba buona mamma. Vabbè, non posso. Ragazzi, anche lei ha fatto. Vediamo. Vabbè, sì, vediamo, nel senso. Ci mettiamo qui? Sul divano. Sul divano? Vediamo, vediamo. Questa qua la spegniamo, sì. C'è la luce, c'è la. No. Ci diamo anche questa lampada. Così fa più luce, fa più tepore. C'è la lampada. Beh. Che è successo? Pulita, e che hai fatto? L'ho pulita. Scusate ragazzi, ha rotto la lampada Lucia. Io l'ho fatto. Mantieni. Scusate ragazzini, si è strappato. C'è meno che la lampada. Rotta la lampadina, una lampada. Guardate che cosa. Vabbè, dai, poi cambiamo la lampadina. Da me, lascia stare, mo. Perché? Dai, la lampadina è stata a cambiare. Ma che la rosa. Ce l'hai? Eccoci qua, amici, è arrivato il 200° giorno. E come promesso, dovevamo fare questa prova. Questa sfida. Era
A sorteggio ieri abbiamo fatto, se avete visto il video avete visto che ci saranno le 10 domande per vedere quanto ci conosciamo realmente. Allora, io ho preparato le mie 10 domande su di me, E io le 10 su di me. che leggerà lui e vi risponderà e poi faremo la verifica. Aspetta, mi ricordo quali erano le Infatti, risposte sono queste. Le domande sono queste. ok, allora chi inizia? Allora, facciamo così, dai, facciamo una domanda e una domanda. No, sono un po' troppo incasinato. No, fai una domanda tu No, e ti do la risposta. allora il discorso era che Le faccio io tutte e questo, dieci, no, questo lo devo dai. tenere Ah, e questo io tengo e io. questo lo tieni tu. Allora, parti tu, leggi e datti le risposte. Ok, vai. E poi ti rispondo con le mie per vedere quanto Ah, fai. perfetto. Allora, prima domanda. Il dolce preferito di Lucia? La torta mimosa. Poi vediamo, poi Allora, ogni confrontiamo. risposta ok, un bacetto, un Poi bacetto. No, confrontiamo. dai, dille subito. Dai, sì. Cling! Seconda domanda, quale comportamento della gente la infastidisce? Chi la prende per il culetto? Cibo preferito di Lucia? Cibo preferito tutto. In genere Oh mamma non mia. è, lo Lo sai, quello che so, ti però mi sfugge, sfugge. non è una cosa, non è un, non te lo posso dire. Cibo preferito di Lucia. In genere, cosa mangio io? Oltre che mangio tutto, vabbè. Pasta. Ah, i formaggi. Casa un clean. Salvato Quale così. cibo invece non mangia? Non le piace. Il piccante. Cling. 5. Il dolce più riuscito da Lucia. Facile. Lili. Il dolce. Torta al cioccolato e vino rosso. A 5. Difetto di Lucia. Di accumulare tutto, anche i problemi degli altri. No, e qual Ritardatario. è? Ah, va bene. Qual è il difetto? Niente, Niente bacetto. qui. Uno, l'ho sbagliato. Come chiamo Lilli, oltre il suo nome Lilli, appunto? Puzzola. Qual è il suo sogno da bambina? Fa la ballerina. Qual è il gusto del gelato che lei preferisce? Va bene, se ne sono citate assai, che il Rocher, c'era il pinguì. Quello che prendo sempre, quasi sempre. Ah, quello che prendi come Sì, fisso. è il gusto che mi piace di Il più. bacio, Ultima domanda. Vabbè, è facile, dai. Il giorno in cui ci siamo messi insieme. Vabbè, della fedina. Il giorno in cui ci siamo messi insieme. Il 30 gennaio del 2007. Grande Lilli. Incredibile. No, perché tu minchia, io con la fedina mi ricordo. Non... Ok, quando lo indovinate? 9 su 9 10. su 10. Ora Ora arrivo tu. io in testa. Qual è il mio piatto preferito? Peggio di me, mangio tutto. Fagioli. No, hai sbagliato. No, aspetta, il piatto tuo preferito. Non lo sai cucinare per niente. Passo con la ricotta e il sughetto. Sì, te l'ho detto io, amore, no. vabbè. Fai la Quindi passeggiata, andiamo niente qui. faccio Niente leggere. faccio. A quel punto come Grida. fai? A che ora sono Io appunto nato? con la barba. Sì. A che ora sono nato? Oddio. Erano le 9. Non lo so. Di un mezzo.
l'una, le 14, le, tanto so. Pomeriggio, la notte. Non mi ricordo. Alle 10 o un minuto. Alle 10. Ma dopo due ne ha sbagliate già. Allora, qual è la sua paura o fobia delle cose grandi? Sì. Che genere di musica gli piace? Diciamo che anni 68. Bravo. Anni 60, 70. Il mio gelato preferito, pistacchio. No. Oh? Vabbè, pistacchio è quello. Pistacchio. O liquirizia. Ah, no, vabbè, pistacchio è quello più... Che numero di piedi faccio? 40... Non ricordare i piedi. 3 e mezzo. No. 40... No, 44. 43, 44. 42. 42 slash 43. Vabbè, 43 ho detto, dai, ci sta. 3 ne ha sbagliato, 43 e mezzo. No, vabbè, 43 ci sta. Oh no, 3 ne ha sbagliati. Ci stava. Per cosa esco pazzo? Vabbè, in genere, da mangiare oppure... No, non è da mangiare. La tecnologia. Vai. Ma non ti accingi ad andare in bacetto, eh? Mi pungi. Come mi fa a chiamare su YouTube? Non mi faccio chiamare. Lei 75. Qual è il mio strumento preferito? Il pianoforte. Chi è la persona che amo con le mente, anche se a volte per il mio carattere non lo dimostro? Chi è? Non saprei. Attenta come rispondi, eh. Non saprei. È una bella ragazza. Vive insieme a te? Sì. Inseparabile? Mi sembri il genio. Il riceverebbe? Sì, clan, 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 clan. Sono io. Sì. Ok, anche questo abbiamo fatto, ragazzi, non so. Vediamo le risposte. Orecchiette con ricotta e salsa di penne di pomodoro. Per secondo abbiamo un filetto intracotto. No, qua le 10 minuti. Le pepperoni sono le cose grandi. Ci sarebbe mongolfiere, navi. La luna quando è grande. Musica italiana anni 60, 70, 80, 90, 2000. Non niente. Pistacchio e liquirizia. 42 slash 43 di piede. Per la tecnologia esco pazzo. Il mio nome sul canale YouTube è Play751. Mi piacerebbe suonare il pianoforte. E l'amore che amo sempre è Lucia. Vedi lì, non l'ha scritto in 10 domande. Non l'ha scritto nelle 10 domande. Quando ci siamo messi insieme, una domanda ci stava comunque. Infatti queste sono le mie risposte. Torta fimosa, essere presi in giro, tutti i tipi di formaggi e latticini. Il piccante è quello che non mangio, quello che mi riesce di più è tanto il cioccolato vino rosso. Il mio difetto è ritardatario, purtroppo. Ci metto un impegno per essere puntuali. Per essere ritardatario ci mettiamo l'impegno. No, per essere puntuali. Infatti, i miei ritardi erano prima dalle mezz'ora, poi si è passato un quarto d'ora di 5 minuti, dai. Non è partito da mezz'ora, partivano da un'ora e mezza. Cioè, quando lei diceva puoi venire, sono pronta. Io aspettavo, facevo una partita alla PlayStation, mangiavo un po', sgranocchiavo qualcosa, andavo in bagno a fare la cacca. Poi scendevo comodamente. Scendevo comodamente, andavo 80 all'ora sulla strada. E poi. E aspettavo giù, eh. Ma senti, poi come chiamo Lili, poi c'era un tettona, puzzolona, sempre lì, eh. Poi il sogno mio da quando ero piccola era fare la ballerina, poi varie cose, il gelato e il bacio, in assoluto, che poi ci sta il Ferrero Rocher, però è molto simile, però voglio dire, di là non ci andiamo. E quando ci siamo messi insieme è il 31 del 2007. Ok ragazzi, spero che vi sia piaciuto questa sfida, ecco. Vi informo comunque adesso. Adesso. No. Che fra una decina di giorni, dopo Pasqua, dopo che uno si è mangiato tutto, faremo una live per i più stretti. E vabbè, comunque noi spammeremo su Facebook, su Instagram, su vari social, che faremo una live. In modo tale. Dovete essere iscritti a Google Plus, però. Se vabbè, no. Anche su YouTube, ha detto che ci potete. Su YouTube, sì, ci potete vedere. Potete
facci le domande, perché non potete parlare direttamente con noi come chi c'ha il Google Plus, però su YouTube ci potete vedere in diretta e nello stesso momento commentare e fare delle domande in diretta scrivendole e noi vi risponderemo. Se a voi vi fa piacere, giusto per... dai, siamo piccoli noi. Ma perché ti butti giù? Siamo piccoli noi. Tu lo dici. Va bene, dai. Lo sapete, il consueto appuntamento con noi è sempre qui. Qui, nelle nella nostra cucina, qui. Nella nostra tana. Non l'ho detto tana. Sì, ho capito, ma non l'ho detto io, tana. Ah, ok. Dove io, Lucia e Lilli mangiamo come se non ci fosse un domani. Oggi, ragazzi, abbiamo fatto 200 giorni. 200! Oh, però... 3, 6, 9, 12, 15, 18... 7 mesi. Aspetta, guarda qui. Mamma mia. Che meraviglia. Oh, no! L'altra volta sì, si è afflosciato. Questo è Pelopino. Questo invece è Pelopino. Mamma mia. Un ragazzo affascinante, puro, come l'acqua del pozzo. Non manco più quello. Niente, facciamo ultime cose e poi andiamo a Ninna. Siamo già a Pasqua. Aspetta che non sto capendo niente perché sta zoomando. Sta zooma. Oh ragazzi, dovete vedere una cosa. Aspetta, si sta spulciando i capelli. Oh. Madonna mia. E in faccia! Guarda che la Star Trek. Guarda, a parte questi capelli bellissimi che sì. Mi ritrovo facendo. Ah dai, dimmi cosa vorresti far vedere. C'è. Se vorresti far vedere i tuoi addominali. Metà addominali, qua c'è la cacca. Ah, ecco. Qua c'è la cacca. Ma non l'hai fatta la cacca. Ma c'è da poca cacca. Non ci interessa. Guarda. Un fisico. Puro nell'aria. Basta, no. Mi sono tutto coperto. Che dire, ragazzi, siamo arrivati a 200 giorni, ragazzi, 200 giorni. Cioè, noi fino a... Sì. L'hai spaventata con il battito. Pubblicità. Noi fino a poco fa eravamo dei piccoli pulcini che... Pulcino Pio. Che cappavano da tutte le parti, cioè... Ora siamo un po' cresciuti. Siamo a 200 giorni, ragazzi, e siete in tanti che ci seguite. Continuate ad essere sempre di più. Ecco, questo è un messaggio suo. Dite se vi è piaciuta la prova. Sì. Commentatela. Ci mettiamo di qua. Abbassa. Sì, basta. Commentatela, dite se vi è piaciuto, però da notare, Le ultime due domande, cioè l'ultima mia e l'ultima sua. Le tre non le ha indovinate. L'ultima mia domanda e l'ultima tre non le ha indovinate. Tua. Sto parlando. L'ultima mia e l'ultima tua comunque riguardavano entrambi. La mia era più intensa, però. E l'ha scontato la tua. Che cosa? Meglio, scontata. Ah, e lascia il naso mio. Bene. E lasciami il naso, e lasciami gli alluci. Basta! Madonna, io l'ho visti! Li ho presi, domani farò una fotografia. Bene amici, detto questo, vi lasciamo dormire. O meglio, lasciateci dormire a noi. Dobbiamo andare a letto. Sì. Continuate a seguirci, dicevo, commentate, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, condividete e buonanotte. E per gli amanti, visto che c'è stata una piccola richiesta, gle gle gle, basta. Ciao. Ciao a tutti. Sì, boh, tre volte. Chiave, sei tu, dove sei io? Sì, boh, ta, giù, ta, 1-0, boh, ta.